Allora, è 11 marzo, la situazione è questa, in questa parte qui dove avevo tagliato, non mi ricordo quanto tempo fa, tipo una settimana, qualche giorno fa, in parte soprattutto le graminacee sono ricresciute, e questo anche addirittura senza la pioggia, perché veramente è una stagione senza piogge, ultimamente è una primavera incredibile. Non piove mai, fa un caldo che sembra luglio. In questa seconda parte qua sta crescendo molto fitto il sovescio, cover crop. Ancora aspetto da tagliarlo, forse un'altra settimana. E invece cosa andrò a fare oggi con questo bellissimo attrezzo qua? Mezza luna falce. Tanto guardiamo anche mela fiorina, che fa le mele. Qua inizierò a fare una cosa di questo tipo, cioè abbiamo qua un più o meno, anche qua ho seminato il cover crop, ma quello che sta crescendo è quasi tutta erba naturale, da seme naturale, a parte comunque il trifoglio incarnato e là in mezzo le vece che probabilmente hanno anche già fatto seme. E qualche lupino qua in basso. Quello che andrò a fare qua è preparare i mucchi o le andane, il materiale organico, quindi tutto ciò che ha fissato questo prato, quindi azoto, carbonio, tutta roba organica naturalmente, la accumulerò in zone, in mucchie soprattutto, dove a dicembre, gennaio andrò a piantare degli alberi proprio sopra quelle mucchie. Prendo le mucchie, nel materiale organico che ho accumulato, andrò lì a fare un trapianto di alberi. Faccio questa cosa perché qua, questa parte qua ormai è matura, quindi mi andrebbe a seme e sarebbe anche una bella cosa perché potrebbe seminare un po' da tutte le parti, però io voglio cercare di fissare più carbonio possibile nella terra, nel terreno. Quindi quello che devo fare è, naturalmente questo è un esperimento, quindi non è nulla di garantito e funzionale, però è quello di tagliare, e quindi questo sovescio, questo prato libero che sta crescendo, ed accumularlo. Dove accumulerò ci si formerà un compost a regime lento che inizierà a putrefarre col tempo, con l'umidità che si forma, e lì in teoria il suolo diventerà sempre più morbido lì sotto e ci sarà più alimento, e soprattutto la terra diventerà un po' più soffice, dove poi andrò a fare le buche per mettere nuovi alberi, quindi espandere questa zona qua di food forest che vedete fino a qua, fino a questi ultimi due alberi, e riempirla anche questa qui di tutti gli alberi. Invece qua invece ho deciso quasi sicuramente di lasciare andare il cover crop, perché voglio vedere proprio la successione. Oggi non so parlare, anzi questi giorni non so parlare, la successione ecologica da questa parte qui, e quindi questa la lascio a seme, questa parte qua. Tra l'altro ho seminato anche qua in mezzo stanno crescendo delle querce, non si vedrà mai sicuramente. No, invece sì, vedete piccoline queste qui. Vedete? Ho seminato, cioè sono andato nella pineta e ho preso delle ghiande di querce, le ho buttate più o meno da tutte le parti, soprattutto nelle zone che pensavo che avessero la possibilità di attaccare, e qui in mezzo per esempio all'oietto hanno attaccato, stanno quasi sempre in penombra, ombra, e l'umidità è sempre alta anche se non piove, perché ci si forma questa chioma di erbe, di loietti, e quindi hanno la possibilità qui di iniziare a
a germinare. Non so poi cosa succederà, questa parte qui non la taglierò, tutto questo cover crop, a parte il grano qua, che c'è il grano, che poi proverò a raccogliere. Questa parte qua la proverò a raccogliere e fare la farina. Invece questa parte qui la lascerò tutta assieme per guardare la successione ecologica nelle prossime stagioni. E invece quello che faccio adesso, che poi farò vedere quando falcerò con la mezzaluna, questa parte qui accumulerò, come vi dicevo, in mucchie, dove poi andrò a piantare i nuovi alberi. Quindi adesso stoppo e falcio, qua c'è da fare. Ok ragazzi, fra una cosa e l'altra, e dopo 2-3 orette sono riuscito a tagliare tutto a mano. Ho lasciato la mezzaluna e ho preso la falce, e vi faccio vedere quella vera e propria che usavano i nostri nonni. E l'erba non sono riuscito a tagliarla tutta in maniera regolare, nel senso che alcuni ci sono ciuffi, alcuni un po' più lunghi, alcuni un po' più corti. Forse potrebbe essere un problema, però ho fatto i nidi intorno agli alberi per mandare il compost lento. E questo è l'attrezzo che ho usato, che è veramente un attrezzo quasi dimenticato, ma una bomba, falce della morte. E quindi vedremo cosa succederà qua. Allora, non sta piovendo in questi giorni e non dà neanche pioggia in futuro. Voglio riuscire a capire se questo taglio qua mi va a rigettare con la rugiada di notte che bagna leggermente, e comunque con la terra che continua a essere bagnata anche se non piove. Qua invece abbiamo questa situazione, che è un cover crop che è stato sfalciato due volte, quasi quasi tutto l'oietto con le mucchie intorno agli alberi dove non cresce l'erba, è composta lentamente sotto. Ogni tanto faccio delle prove, infilo la mano, possiamo farlo anche qua. Andiamo a vedere cos'è che c'è qua sotto. Il primo strato naturalmente è secco, più si va giù più diventa umido, bagnato e fraccico, giù giù giù, come si vede, guardate che roba. Questo qui ha lo stesso odore del letame, odora tantissimo di azoto. Quindi qua sperimentiamo in questa maniera, adesso cercherò di... Guardate, sembra proprio cacca. E qui vedremo un attimo cosa fare. Aspettiamo. Non è proprio come volevo che si realizzasse questo prato, perché è un po' rado, anche se sembra dalle foto, dal video, molto fitto, ma... Vedete, qui per esempio è abbastanza secco, e quindi aspetterò un altro po' che non la parte alta, ma la parte un po' più bassa mi si infoltisca di più con il seme che ho seminato. Continua a non piovere, guardate, infatti, da questo non so se è la colpa della pioggia, ma non credo. Beh, questo ciliegio qui ha poco da campare. L'albicocco si è ripreso, il melo, ma mi sembra che soffrono un po' tutti la siccità in generale. Comunque le mele le fa, ne fa anche parecchie, e anche gli altri alberi, alcuni stanno piuttosto bene, altri no, ma piano piano sto capendo un attimo come trattare lo sfalcio, il cover crop, il sovescio in un frutteto food forest, in un progetto di agroforestazione. Questo naturalmente è una cosa molto piccola,
non prendo una cosa molto grande perché non ho macchinari e poi non potrei neanche perché insomma questa non è terra mia. Quello che voglio fare qua è continuare a allargare la food forest in questa parte qua, quindi continuo a sfalciare ed accumulo, sfalcio e accumulo. Dove accumulo pianterò un albero. Adesso quello è stato un'accumulazione, là c'è tutta un'altra parte di accumulazione. E via dicendo. In questa parte qua lascio andare su tutto quanto per vedere la successione ecologica vegetale, cioè quale specie poi mi rigettano fra poco e quale specie mi rigettano a settembre. Questa qui è una parte seminata, comunque una parte semiseminata, una parte intraseminata, che abbiamo i grani, come vi facevo vedere prima, e questo qui è un prato semplice che è stato chiuso e mandato su, quindi non lo tagliamo più, non lo tagliamo. Vediamo cosa succederà. Ciao a tutti.